un'occasione per presentare questo libro Soldi Sporchi, e dei soldi a volte si dice pochi sporchi, maledetti e subito. In questo caso sono sporchi, ma non sono sicuramente pochi. Beh, diciamo che è un'occasione questa della presentazione di questo libro Soldi Sporchi per accendere i riflettori su una realtà che purtroppo è di grande attualità, cioè quella del riciclaggio del denaro che proviene dalla criminalità organizzata, ma non solo quello, ma anche quello che proviene dalla corruzione, quello che proviene dall'evasione fiscale, perché abbiamo potuto notare che gli strumenti, i mezzi usati da tutte queste forme criminali più o meno gravi, ma ugualmente incidenti sull'economia, danneggiano e inquinano tutte le altre attività. E allora questo è un allarme lanciato, perché in un momento in cui la liquidità, il denaro, il cash ha più forza, più potere in un momento di crisi economica come questa, bisogna aumentare i controlli e aumentare quindi tutti quei sensori che possono evitare che ci sia un processo di mafizzazione dell'economia legale. Vengono fuori cifre sbalorditive da questo suo libro? Beh, le cifre non sono nostre, sono da fonti accreditatissime come Banca d'Italia o altri istituti di ricerca internazionali. Si parla di qualcosa come 410 milioni di euro, ci sono 120 miliardi di evasione, 50-60 miliardi di euro di corruzione, 180 miliardi di somme provenienti dalla criminalità organizzata. Insomma, di fronte a tutti questi miliardi di euro, la nostra manovra economica attuale, che fa lacrime e sangue, è qualcosa di assolutamente un pulviscolo in mezzo a tante altre cose. Quindi basterebbe approfondire, è uno di questi settori sotto il profilo della repressione, per poter risolvere tanti problemi. Lo Stato ce la farà? Sicuro.